come to paradise. Quella di questa puntata è un'accoppiata piuttosto eccentrica. Sul palco della nostra attenzione saliranno lo spettacolo evento sulla storia del più noto illusionista di tutti i tempi e un'inedita esposizione dedicata all'artista che con il suo lavoro ha contribuito allo sviluppo della nozione plastica nell'arte del Novecento. Al Teatro 7 debutta lo spettacolo Come Houdini. Una commedia molto particolare che ovviamente tratta il tema della magia. Della magia, non sicuro so. Lo tratti tu che però sei il mago, io faccio l'assistente mago. E in realtà noi parleremo di un grande personaggio in questo spettacolo che è Houdini, ovviamente uno dei più grandi escapologhi di tutto il mondo. E infatti alla fine dello spettacolo c'è proprio un numero di escapologia molto rischioso, perché lui si chiude proprio in un sacchetto di plastica dal quale viene aspirata l'aria. Biodegradabile. Sì, sì, e rischia di rimanere soffocato. Di morire ogni sera, no, veramente questo... Ieri è andata bene. Ieri è andata bene, stasera chissà. Omaggio al grande illusionista famoso per le sue memorabili evasioni da estreme gabbie e incredibili imprigionamenti. È una vera e propria storia, c'è un protagonista che ovviamente cerca il sogno della sua vita, e il suo agente di spettacolo coglie l'occasione per vendere questa esibizione estrema a un reality. E tutto per tutto, un reality che si chiama Tutto per tutto, dove è possibile anche la morte in diretta, anzi deve morire, dice il manager, così incassano per chi li ascolta €1 milioni. Sì. C'è un giro d'affari incredibile, ma il protagonista, di fronte a una scelta molto importante, può decidere di mollare o di andare avanti, per cui affronterà la morte proprio perché crede tantissimo in questo sogno, e il claim di tutto lo spettacolo è: non c'è nulla da cui non puoi liberarti se lo vuoi veramente. Il rischio è solo quello di prenderci gusto. Adesso è andata bene, ed è effettivamente questo che vogliamo. Nello spettacolo abbiamo voluto comunque mantenere quel piccolo inconveniente che potrebbe anche creare l'incidente. La magia comunque non è mai in qualche modo tramontata, è sempre stata molto apprezzata dal pubblico, sia di grandi che di più piccoli. E io direi che in questo momento storico, più che una magia, servirebbe un miracolo. Come Houdini, al Teatro 7, in via Benevento 23, dal 16 al 28 aprile. Perfetto. Con la regia di Marco Simeoli, grandissimo regista. E Claudio Fois è l'autore di questo spettacolo. Ok. Si ride. Si ride? Si ride. Palazzo Sciarra ospita la mostra Louis Nivelson. Promossa dalla Fondazione Roma e aperta fino al 21 luglio. La Fondazione Roma, che è una fondazione che ha nei suoi obiettivi quello, oltre alla salute, alla ricerca, l'aiuto ai meno fortunati, quello di promuovere la cultura, vuole ovviamente favorire questo percorso cognitivo che nel nostro paese per molti aspetti ancora non è manifesto. Fare delle grandi mostre che oramai ripetutamente si fanno sempre su grandi autori noti, Monet, Chagall, va benissimo, ma non credo che poi sia formativo oltre un certo livello di riproposizione. La Fondazione Roma cerca di mostrare artisti che sono poco noti nel nostro paese, e la Nevelson ad esempio è tra questi, come lo era Giorgio Kiff, come lo è stata Niki de Saint-Phalle, cioè un mondo di artisti che esistono, che hanno improntato con la loro grandiosità, con la loro operosità
è una parte rilevante del mondo dell'arte, ma che non sono conosciute. L'esposizione racconta l'attività dell'artista che occupa un posto di rilievo nella scultura del Novecento e si inserisce a pieno titolo tra le avanguardie storiche del secolo. In particolare tra gli artisti che hanno utilizzato oggetti prelevati dalla vita quotidiana per le loro creazioni. Louis Stevenson si considerava un architetto delle ombre. Aveva sempre pensato di riuscire a trasfondere attraverso i materiali, questi materiali sono materiali di risulta, materiali che si trovano per strada, assemblati, colorati, ha sempre pensato di rifarsi appunto al movimento cubista, al movimento surrealista. Ci è riuscita, secondo me, perfettamente. Una grande artista che ha avuto questa diversa temporalità della cromaticità della sua opera, da prima il nero fino al 59, poi il bianco dal 60 in poi, da ultimo l'esplosione dell'oro, del colore, è riuscita in qualche modo a dimostrare quello che lei voleva fare, attraverso l'ombra mostrare la luce, il sole, la luna, gli aspetti della natura. Una grande protagonista della cultura, sicuramente non tra le minori dello scenario americano degli anni, intorno agli anni 60. Welcome to paradise.